Viene presentato a conferma. During the Angelus, the Pope reflected on Jesus' authority, which was not like that of the Pharisees. Gesù predica con autorità propria. Chi possiede una dottrina che trae da sé, e non come gli scribi che ripetevano tradizioni precedenti e leggi tramandate. Ripetevano parole, 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 soltanto parole, come cantava la grande Mina. Francis also announced that he has instituted a special day for the church, World Day for Grandparents and the Elderly. It will be celebrated every fourth Sunday of July, around the feast of St. Joachim and St. Anne, Jesus' grandparents. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. He was joined by young people from Catholic Action in Rome. At the end of each January, a month dedicated to peace, they usually accompany the Pope during the Angelus prayer. Il Fondo Gesù Divino Lavoratore, che ha istituito lo scorso anno. Spending this time with him is the highlight of a period of activities dedicated to reflecting on the need for dialogue and forgiveness. E dal solito questi ragazzi portavano dei palloncini per buttare in aria dalla finestra, ma oggi siamo chiusi qui dentro, non si potrà fare, ma il prossimo anno lo farete sicuro. Pope Francis also asked to live with intensity the Feast of the Presentation of Jesus in the Temple on February 2nd. The Gospel that day narrates the scene of the encounter between the old man Simeon and the Holy Family. For this reason, the Pope said that this day can also be lived as the Feast of the Encounter between the Elderly and the Youth. Pranzo e arrivederci.